tutte. Oggi sono andata dal Lido, ho accompagnato la mia bimba a scuola, è stato il primo giorno del secondo anno di materna. Poi, prima di venire a casa, avevo altre commissioni, comunque mi sono fermata dal Lidl, questo è lo scontrino, non vi dico le cose alimentari perché le ho già riposte, sono quelle che compro di solito, non c'era niente di nuovo. Quindi andiamo in ordine dello scontrino saltando le cose alimentari. Ho preso 4,99 € questa maglietta perché sapete che adesso ho incominciato ad andare a camminare. Quindi da Lidl per il momento ho comprato i pantaloni un po' più pesantini, sportivi, e i leggings. E poi avevo preso una magliettina nera, ma dato che c'è ancora parecchio caldo, maniche corte, ho voluto prenderne una chiara, bianca, perché c'è veramente caldo e così ho anche da dare il cambio perché non mi piace andarci con le magliettine normali. Voglio mettere, non mi piace rovinare le mie magliette per andare a camminare, lavarle di continuo. E soprattutto adesso che fa così caldo, mi sono presa queste magliettine, maniche corte. Tanto poi ho preso anche una felpina da metterci sopra. E poi avrò lo smanicato, che ho comprato anche quello da Lidl. Quindi per il momento mi butto sulle maniche corte e su un colore chiaro che non attiri troppo il sole. 4,99 € ho preso una taglia S, qui dice 38,40. 38,40, ve la sono misurata e praticamente va bene. È lo stesso modellino di quella che vi ho fatto vedere l'altro giorno, però è una S veramente, veramente abbondante. Qua dice Italia 3840, però mi sembra veramente grande. Ma va bene, tanto sotto c'ho il reggiseno sportivo se vado a correre oppure il reggiseno normale se vado a camminare. È tutta bianca, però dietro ha questo motivo con questi numeri. E vedete, e mi piace perché la metto con i leggings neri che tra l'altro sono comodissimi. Alcune di voi mi hanno chiesto i leggings neri come vestivano. Allora, fate conto che io ho sempre vestito una S, avevo preso qualche chilo in questo ultimo anno, ma li sto già smaltendo, ho circa 1 chilo, 2 chili, ecco, in più del normale. Comunque ho sempre vestito una S. Ho preso una M e devo dire che sulle cosce e sui polpacci vestono benissimo, soprattutto sui polpacci. Sulla coscia sono leggermente più comodi, però sono attillati ma non segnano, quindi mi vanno perfetti. Li ho provati però senza lavarli e poi vi aggiorno sul lavaggio e sull'asciugatrice perché io ho anche l'asciugatrice. Però in vita sono veramente, veramente grandi. Li devo fare stringere, devo rimuovere almeno quelle 3 dita dal girovita, cioè stringere l'elastico almeno di 2 o 3 dita. 2 o 3 dita, adesso li ho lavati, messi in asciugatrice perché prima di farli stringere, tipo di me li stringe mia mamma, voglio vedere cosa risulta. Tra l'altro, nei leggings che ho comprato io, la cosa molto comoda è che nel fascione elastico non è cucito tutto intorno, non è inglobato il fascione, basta cucire lateralmente, sfilarlo, tagliare il pezzo e riattaccare l'elastico e richiudere, quindi anche abbastanza veloce da fare riuscite anche voi a casa eventualmente, senza stare ad andare dalla sarta. E quindi 4,99 € ho preso questa. Poi ne avevo presa un'altra nera che qui aveva come delle righe, una riga col catene frangente, costava 3,49, ma in cassa non sono riusciti a farmela passare. Io non capisco come mai tengano della roba lì senza etichetta, a parte che se vogliono la fanno passare la roba anche con il latte vegetale. No, fa, questo non te lo posso dare, risulta più vietata la vendita, cioè vietata la vendita nel senso che in quel momento lì non possono più venderlo, allora toglietelo dagli scaffali, no? Cioè, vabbè, adesso comunque se ho tempo in questi giorni, giovedì riprovo a prendere delle cose, ho dei problemi anche giovedì, chiamo il servizio in clienti perché mi hanno un po' rotto le palle. Poi ho voluto prendere un pigiama a 8,99 €, ho preso questo pigiamino qui, mi ha colpito il fatto della maglia blu e di questi pantaloni belli così scostesi. Ho preso una taglia M, io volevo prendere la S perché nel pigiama precedente avevo preso una M che mi è un po' grande la parte sopra, però i pantaloni mi vanno bene dopo averli lavati, quindi anche in lunghezza. Però stavolta volevo prendere la S, visto che sopra mi stava così grande, ma poi ho ripreso la M perché qui dice che la M fa Italia 42,44, Eur 40,42, quindi. Dato che anche qui il discorso lavaggio che è di cotone si stringe e poi ho l'asciugatrice, io non rischio di prenderlo. Poi se lo provo e vedo che è proprio esagerato, lo cambio. Ecco. Comunque è molto carina, la cintura elastica in vita con anche il cordoncino per chiuderli. Questa è la fantasia del pantalone, vedete, adesso non sto a aprirlo perché non me lo provo. Comunque se avete delle domande me lo scrivete qua sotto e vi dico come veste. Il pantalone scostese così è il davanti, vedete, blu con questi disegnini rosa con lo salmone, ecco. Vabbè, altre informazioni su questo pigiama, cosa vi posso dire?
piacevole da indossare grazie al puro cotone, pantaloni con tasche elastico con cordoncino, materiale 100% cotone, lavare e stirare il rovescio, lavare con colori simili, si consiglia detersivo per capi colorati. Quindi poi lo provo e vi faccio sapere se volete qualche domanda sia sulla maglietta, su come veste che sul pigiama, lo fate qua sotto, io appena li ho provati vi rispondo. Poi, felpa da donna. Allora, l'altra volta la felpa da donna, 12,99, questa costa un po' di più. La felpa da donna l'altra volta non l'avevo presa perché per me è molto scomodo il fatto che non abbia, cioè che è comodo che ha il cappuccio, ma è scomodo il fatto che non abbia la zip, neanche la, non ha né la full zip, neppure quella un po' più corta. Però il tessuto è talmente morbido e talmente diciamo un pochettino elasticizzato ma comodo, non so come spiegarvi, non è di quelle felpe che voi intrigate, dovete tirare tutte di cotone che si fa fatica a entrare e uscire. Questa l'ho già vista aperta e quindi mi ha convinto, ho provato a prenderla qui, però ho preso la S perché dice che la S è un 38-40 e 36-38, ne ho vista una aperta di M, era veramente grande, quindi anche qui comunque si può cambiare tutto, mi hanno detto tranne l'intimo si può cambiare tutto, il pigiama è considerato vestiario, non intimo, quindi tranquille. No, ve lo dico perché ci sono in vendita anche le mutande da uomo e i reggiseni da donna, quelli non si possono cambiare. Quindi magari andateci su, portatevi su un reggiseno da casa o un paio di slip da uomo o da donna, insomma quello che è, e misurate e poi tenete conto del lavaggio. Questa felpa da donna piacevolmente morbido grazie alla viscosa con cappuccio, confermo. Piacevolmente, ok, ideale per lo sport e il tempo libero con cappuccio, lato posteriore più lungo, comoda vestibilità e stabilità della forma grazie alla fibra e licra, 37 po 73 poliestere, 23 viscosa, 4 elastan, lavare con colori simili, si consiglia un detersivo per capi colorati. C'è il solito marchietto, vabbè, si lava a 40 gradi. Va in asciugatrice ma a basse temperature. Benissimo. Nella maglietta, nel pigiama c'è scritto va in asciugatrice. Benissimo. Un pallino quindi a basse temperature. Qua nella maglietta questa, penso proprio di sì. Aspettate che vediamo dentro. No, questa dice che non va in asciugatrice. Ma io gliela metto lo stesso. E non è mai successo niente. Loro si tutelano giustamente. Poi ho preso un dentifricio, no, un dentifricio, scusate, un colluttorio a 2,25 € meno il 30%, l'ho pagato 1,57 €. Ho ripreso questo che avevo già preso in passato, costa un po' perché costerebbe 2,25 per 300 ml di prodotto, però dato che questa volta l'ho trovato con lo sconto 30, l'ho pagato solo 1,57 € dato che è un prodotto comunque certificato ICEA, un prodotto ecobio. Senza SLS, SLS, parabeni, sodio fluoruro e coloranti, ho detto lo prendo. Poi ho preso delle ciabatte, delle pantofole rosa, eccole qua, queste qua, carine, che ci stanno molto bene con il pigiama, perché è un rosa che non è proprio un rosa confetto, forse è un rosino un pochino più salmonato, anche se non tira l'arancione, è un rosa particolare, che con il pigiamino ci sta abbastanza bene. Poi 4,90 €, guardate come sta bene, cosa dite? 4,99 € neanche a lasciarli lì, poi dentro ha praticamente lo stesso disegno del pigiamino, quindi molto molto bene. Poi per ultima cosa ho preso sempre in offerta con il 30 questo Mentadent, ecco, ma dov'è l'etichetta? Ho perso un pezzo di etichetta per strada, va bene. Mentadent, ecco qua se sono sbagliate, vedete, quando vi dico di controllare sempre, adesso non tornerò al Lidl oggi, però giovedì. Adesso faccio una foto alla scatola, oppure mi porto dietro addirittura la scatola nel dentifricio. Giovedì, quando ci torno, glielo dico. Questo Mentadent XXL 1,99 non è passato lo sconto 30, costerebbe 1,39, invece me l'hanno passato 1,99. Comunque, dopo tengo lo scontrino e tengo anche la confezione, così glielo porto e glielo faccio vedere. Basta ragazze, questo è tutto, queste sono le cosine che ho preso, spero che questo video sia stato utile, fatemi sapere se avete comprato anche voi qualcosa di particolare che c'era in questi giorni, poi dopo ci torno giovedì perché mi sembra di ricordare che c'erano delle altre cosine che mi interessavano e dato che non sono riuscita a prendere un'altra maglietta a questo punto ritenterò la fortuna giovedì.
E se il video vi è piaciuto lasciate un like e attivate la campanella, no, lasciate un like e lasciatemi un commento qui sotto che mi fa sempre tanto piacere. Se vi va condividete anche il video sui vostri social che mi potete, così mi aiutate a crescere. Seguitemi su Instagram, sono nel mondo di Elisa76. E, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così vi arrivano sul cellulare cioè vi arrivano le notifiche dei nuovi video che farò. Io ragazzi vi mando un bacio, vi saluto, a presto, ciao!